Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa borsa. È molto molto semplice. Ho utilizzato per lavorarla il punto rete per questa parte e il punto foglia per il resto della borsa. Sono punti che abbiamo già visto in altri tutorial, quindi sarà un semplice ripasso per quanto riguarda la lavorazione. Comunque, tutti i materiali utilizzati sono di 3 sfere, vi lascio il link nel box informazioni qui in basso e nello specifico ho utilizzato del cordino Swan in colore blu notte, una coppia di manici in legno marroni, un fondo in pelle abbinato dello stesso colore abbinato al cordino. E una fodera, però come sempre questo passaggio non ve lo mostro mai in video e se preferite potete applicare o una cerniera oppure una chiusura a calamita. Io l'ho lasciata aperta perché comunque è pensata come borsa mare. Quindi, detto questo, ci armiamo di tutto l'occorrente ed iniziamo con il nostro progetto. Bene, una volta lavorati tutti fuori, andiamo a tagliare il filo e andiamo a creare l'ultima asola direttamente con l'ago tirafettuccia. Poi blocchiamo il filo sul retro. Possiamo riprendere la lavorazione del fondo perché dovremo continuare a fare degli aumenti proprio a sviluppare il fondo e poi procederemo con il corpo della borsa. Quindi ora dall'uncinetto 3 con cui ho lavorato il fondo ogni fori passo al 3,5 o 4. Per tenere la lavorazione un po' più rigida vado a prendere quindi il 3,5, però se preferite una lavorazione un po' più morbida potete utilizzare direttamente il 4. Quindi mi faccio il cappietto iniziale come sempre, parto sempre dal retro della borsa, vado a puntare l'uncinetto prendendo solo la metà catenella dietro in questo modo e vado a lavorare una maglia bassa. Nel punto successivo vado a lavorare 2 maglie basse. Nel successivo una maglia bassa, nel successivo due e così via. Quindi andrò ad alternare una maglia bassa e 2 maglie basse per ogni punto che mi ritrovo sul fondo. Andremo quindi ad alternare questa lavorazione per tutto il fondo, mentre negli angoli, quindi io calcolerò i 3 punti di ogni angolo. Andrò a lavorare 3 maglie basse, quindi farò un aumento un po' più grande. Thank you.
Come vi ho già detto, nei tre punti d'angolo vado a lavorare 3 maglie basse, quindi in ciascun punto ovviamente. In questo modo e poi procedo alternando 2, 1, 2, 1, 2, 1 fino al prossimo angolo dove andrò a lavorare 3 maglie basse nei 3 punti, poi di nuovo 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 maglie basse nei 3 punti, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 maglie basse nei 3 punti. Ok, ho terminato il mio giro, a questo punto vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, in questo modo, dopodiché faccio una catenella e vado a lavorare in ogni punto che ho sottostante una maglia bassa in costa, quindi vado a prendere sempre la maglia, la catenella dietro. In questo modo e vado a lavorare una maglia bassa in costa in ogni punto per tutto il giro. Bene, ho terminato anche questo giro, lo vado a chiudere sempre con una maglia bassissima nel primo punto ed ora procedo lavorando il corpo della borsa. Lo lavorerò appunto foglia che abbiamo già visto sul mio canale, quindi lo rivediamo molto velocemente. Vado a fare una catenella intanto per far partire il giro, punto l'uncinetto nel punto sottostante, quindi nel primo punto, prendo il filo, non vado a chiudere, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo ed ora vado a chiudere tutte e tre le asole insieme, quindi è come se avessi fatto una diminuzione, ma diminuzione non è perché andiamo a chiudere innanzitutto con una catenella che ci sostituisce la maglia che abbiamo lavorato insieme alla prima. Ora puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo e di nuovo non chiudiamo. Puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva, prendiamo il filo ed ora andiamo a chiudere tutte e tre le asole insieme. Chiudiamo con una catenella e questo sarà il secondo punto. E procederemo in questo modo per tutto il giro, quindi puntiamo l'uncinetto nel punto successivo e prendiamo il filo, non lo chiudiamo. Puntiamo l'uncinetto nel successivo, prendiamo il filo, abbiamo tre asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e dopodiché facciamo una catenella. Procediamo quindi in questo modo. Bene, terminato anche questo giro, lo andiamo a chiudere sempre con una maglia bassissima nel primo punto e da questo momento in poi andremo a ripetere lo stesso procedimento, ovvero quello che andremo a fare ora lo ripeteremo per tutta l'altezza della borsa. Quindi vado a fare semplicemente una catenella per alzare il lavoro, punto l'uncinetto nel
punto sottostante, prendo il filo e non chiudo, punto l'uncinetto nella catenella, quindi qui, prendo il filo e ora vado a chiudere tutte e tre le asole insieme. Faccio una catenella e procedo, punto l'uncinetto nel punto successivo, punto l'uncinetto nella catenella, tre asole sull'uncinetto, le chiudo tutte insieme e faccio una catenella. E questo sarà il risultato, verranno tutti questi punti sovrapposti come delle righe. Ovviamente fate attenzione a lavorare, cioè a prendere un punto prima della V precedente, facciamo così, chiamiamola così, in questo modo, e l'altro punto lo andate a prendere all'interno della catenella, quindi qui. E poi chiudete tutto insieme. Fate la catenella e poi di nuovo prendete il punto prima della V, al centro della V, tre asole sull'uncinetto, chiudete tutto insieme e fate una catenella. E questo sarà il risultato, quindi procederemo in questo modo per tutto il giro e per tutti i giri successivi che troverete indicati qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri che saranno l'altezza che raggiungeremo con questo punto. Quindi continuiamo in questo modo e poi vediamo come procedere. Bene, una volta raggiunti circa 19 cm di altezza, vado a fare un giro di maglia bassissima perché poi cambierò un punto per realizzare una fascia di un punto diverso, traforato. Quindi ho già chiuso con una maglia bassissima e ho lavorato una catenella in questo modo, vedete? Ora salto il punto dove ho chiuso con la maglia bassissima, vado nel successivo, punto l'uncinetto prendendo solo la metà catenella dietro e lavoro una maglia bassissima. E questo lo ripeterò per tutti i punti sottostanti. Terminato il giro lo chiudiamo con una maglia bassissima nella prima catenella, quindi qui puntiamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. A questo punto io inizierò la lavorazione traforata, che non è altro che il punto archetti. Vado a lavorare semplicemente il punto archetti. Quindi cosa faccio? Molto semplicemente vado a lavorare 5 catenelle. Lasciatele abbastanza morbide, saltiamo 3 punti, quindi 1, 2, 3. Nel quarto andiamo a puntare in uncinetto prendendo solo la metà catenella della maglia sottostante, quindi la metà catenella retro, in questo modo, e lavoriamo una maglia bassa. E questo è il primo archetto. Facciamo il secondo, quindi lavoriamo di nuovo 5 catenelle. Saltiamo 3 punti, quindi 1, 2, 3, andiamo nel quarto, prendiamo solo la metà catenella retro, quella più esterna, e lavoriamo una maglia bassa, in questo modo, e andremo a ripetere quindi questo procedimento per tutto il giro. Thank you.
terminato il mio giro, mi manca l'ultimo archetto. In realtà mi manca anche un punto, ma non fa nulla. Allora, per chiudere il giro non andiamo a lavorare tutte le catenelle complete, quindi non tutte 5, ma ne lavoriamo 2 e poi facciamo una maglia alta nel primo punto lavorato. Quindi io vado a puntare l'uncinetto qui, prendendo sempre la metà catenella, e lavoro una maglia alta. In questo modo mi ritroverò già al centro dell'archetto, perché appunto nel giro successivo dobbiamo andare ad alternare, quindi dove abbiamo la maglia bassa tra virgolette, quindi nella parte qui dove si incrociano gli archetti, dobbiamo andare a lavorare l'archetto, mentre sull'archetto lavoreremo la maglia bassa. Quindi cosa faccio ora? Lavoro 5 catenelle. E una maglia bassa al centro dell'archetto. Quindi prendo la catenella centrale, punto l'uncinetto e lavoro una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. E una maglia bassa nella catenella centrale dell'archetto successivo. E così via per tutto il giro. Questo praticamente è il procedimento che andremo a ripetere per i prossimi giri. Andiamo a chiudere il giro sempre come abbiamo fatto per il giro precedente, quindi 2 catenelle e una maglia alta alla base delle 5 catenelle iniziali. Ed ecco qua, ci troviamo sempre al centro dell'archetto, perfetto. Quindi ricominciamo di nuovo con 5 catenelle e una maglia bassa al centro dell'archetto successivo sottostante. E questo è il procedimento che andremo a ripetere quindi per tutti i giri. Ora vado a chiudere nello stesso modo, quindi faccio le 2 catenelle di una maglia alta e poi procedo con il giro di rifinitura di questo lavorazione, perché devo riprendere lo stesso numero di maglie che avevo di base e poi si procede con la lavorazione appunto foglia. Quindi chiudo il giro. Mi ritrovo al centro dell'archetto. Cosa vado a fare quindi? Andremo a lavorare la maglia bassa esattamente dove si trova la maglia bassa, quindi tra un archetto e l'altro lavoreremo una maglia bassa. All'interno degli archetti o sulle catenelle, come preferite, dobbiamo andare a lavorare le maglie che abbiamo saltato. Quindi io qui mi ritrovo più o meno al centro dell'archetto. Cosa faccio? Faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa, poi le altre 2 che ho saltato le vado a recuperare a fine giro, procedo, vado a lavorare una maglia bassa all'interno di questo punto, quindi nella parte centrale, per recuperare le maglie che abbiamo saltato. Comunque qui abbiamo il punto archetti, dobbiamo ritornare con le maglie basse. Cosa andiamo a fare? Qui abbiamo saltato, come vedete, 3 maglie di base, tralasciando che qui io ne ho 2, quindi andrò a lavorare 2 anche sull'archetto, perché le maglie devono essere praticamente le stesse di partenza prima di questa lavorazione. Quindi negli archetti o sulle catenelle andiamo a lavorare le 3 maglie basse che abbiamo saltato precedentemente,
E sulla maglia bassa, ovvero quella che si trova tra un archetto e l'altro, andiamo a lavorare una mezza maglia alta o maglia alta in base all'altezza, no? Quindi io qui mi trovo al centro, vado a fare una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa, le altre due che mi ritrovo qui le vado a fare al fine giro. Qui ho la maglia bassa, quindi lavoro una mezza maglia alta. Vedo se pareggio il bordo, perché se sto troppo bassa faccio la maglia alta, se invece sto bene, nel senso che il bordo è pari, posso procedere in questo modo. Mi sembra che sia pari. Ora vado a fare nell'archetto, qui ho due maglie basse, quindi ne faccio due. In base a quante ne avete voi a fine giro qui, perché comunque io non ho calcolato i punti per lavorare il punto arco, quindi mi ritrovavo una maglia in meno, però comunque l'ho recuperata qui, due. Ora ho la maglia bassa, lavoro la mezza maglia alta in questo modo, sembra che ci siamo. Poi ho l'archetto, ora procedo con le tre maglie basse, le due le faccio solo qui all'inizio lavorazione, quindi ora l'archetto faccio 3 maglie basse, una mezza maglia alta all'interno della maglia bassa e procederò così per tutto il giro. Quindi 3 maglie basse all'interno dell'archetto, una mezza maglia alta sulla maglia bassa. Una volta terminato il giro, dobbiamo semplicemente andare a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto. Facciamo una catenella e dobbiamo riprendere la lavorazione che abbiamo lasciato, quindi quella a punto foglia. Ma prima di passare alla lavorazione a punto foglia, dobbiamo fare un giro di maglia bassissima come abbiamo fatto prima del punto archetti, giusto per dare quel piccolo stacco. Quindi abbiamo fatto la catenella. Saltiamo il primo punto, andiamo nel successivo, prendiamo sempre e solo la metà catenella dietro e lavoriamo una maglia bassissima. E questo procedimento ovviamente lo andremo a ripetere per tutto il giro. Una volta che avremo terminato anche questo giro, lo chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto, nella prima catenella. Facciamo una catenella ed ora possiamo riprendere la lavorazione a punto foglia. Quindi il procedimento non sto qui a rispiegarlo perché l'abbiamo già fatto. Riprendiamo lo stesso procedimento per il totale di giri che troverete indicato qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri, e questo spessore ci servirà più che altro per agganciare i manici, quindi vi regolate un po' in base alla tipologia di manici che avete. Quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. L'unica differenza che farò nel procedimento è lavorare il primo giro, cioè quello che andrò a fare ora, in costa, e poi gli altri li lavorerò normalmente, quindi è come se riprendessi la lavorazione dalla base, come abbiamo fatto per avviare il lavoro, vado a fare ora. Thank you.
terminato anche quest'ultimo giro, quindi in totale ne ho fatti 4. Vado a chiuderlo con una maglia bassissima nella prima catenella e andrò a lavorare l'ultimo giro e poi avrò completato il corpo borsa. Quindi vado a fare una catenella e vado a lavorarmi un giro di maglia bassissima per rifinire il bordo. Quindi salto il primo punto, vado nel successivo, prendo solo la metà catenella dietro e lavoro una maglia bassissima. E così farò per tutti i punti che mi ritrovo lungo il bordo. Bene, a questo punto possiamo tagliare il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Possiamo ora andare ad applicare gli accessori, quindi i manici, che posizioneremo in questo modo e li andremo a cucire con lo stesso cordino e l'ago tirafettuccia. Quindi ho bloccato già il filo all'interno, l'ho fatto fuoriuscire sulla parte dritta del lavoro ed ora semplicemente entro ed esco dalla lavorazione e dal manico, dall'aggancio del manico. Questo sarà il risultato dopo aver fatto un bel po' di passate, perché ovviamente dovete fare una bella cucitura salda. Andate a bloccare il filo sul retro e ripeterete lo stesso procedimento anche per gli altri agganci, ne restano 3. Bene, questo sarà il risultato una volta terminata la nostra borsa. Sono molto molto soddisfatta del risultato, mi piace molto questa parte traforata in cui si intravede la fodera all'interno. Comunque spero che questo progetto sia piaciuto anche a voi, come sempre fatemelo sapere in basso nei commenti. Vi ricordo che trovate il link per acquistare tutti i materiali nel box informazioni qui in basso. E niente, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial ed attivate la campanellina per ricevere le notifiche appena saranno disponibili appunto nuovi tutorial. A questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!